Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. È un gradito ritorno. Stiamo parlando di Franco Fracassi, giornalista, scrittore. Ciao Franco. Ciao salve a tutti. Con Franco oggi torneremo a parlare dei misteri di One e i propri misteri di One. A tal proposito, il titolo del suo ultimo libro. Prego la regia di mandarlo in sovrimpressione, eccolo qui. I misteri di One, la CIA, la Casa Bianca, l'ombra di Wall Street, chi si cela dietro al laboratorio sospettato di essere l'untore del mondo. Ecco, prima di cominciare a fare luce su questa vicenda che è stata trattata... In termini molto superficiali, per usare un eufemismo, da tutto il grande circuito informativo internazionale voglio dare conto a quelli che ci seguono, voglio dare notizia del fatto che si è svegliata oggi Repubblica come alice nel Paese delle Meraviglie, ecco anche dalla parte degli Elcan Agnelli si sono accorti che forse lì insomma, non la raccontano con tutta corretta. Vediamo un po' oggi che dice la eh, Repubblica, ecco, Biden chiede cautela, non molliamo ora che la guerra non è vita, Vabbè, a parte la retorica sulla... Lotta al virus, vedete lì sotto c'è Blinken, che è il nuovo segretario di, di Stato, che dice che attacca l'OMS per il rapporto sulle origini del virus. Eh, Blinken accusa l'OMS di avere di fatto pubblicato un documento scritto direttamente dai. Cinesi, ecco, voi ricordate che fino a poco tempo fa ci dicevano che erano tutti complottisti, quelli che non credevano alla storia del pipistrello, che si era accoppiato col pangolino e che poi era arrivato fino qua, eh, però adesso stanno diventando complottisti pure loro. Franco, perché secondo te adesso cominciano anche questi grandi giornali a insinuare il dubbio? Perché la cosa è talmente clamorosa, oltre al fatto che ehm, mentre prima bisognava occuparsene. Eh, e quindi, come sappiamo, i grandi giornali di solito non si occupano delle cose, le cose gli cadono in mano, nel senso c'è sempre qualcuno che gli fornisce il flusso informativo de, di cui devono poi parlare. Eh, questa volta, eh, insomma, intorno a quel che è accaduto eh, alla commissione che si è mandata a Wuhan e a questo laboratorio, eh, sta succedendo un pandemonio a livello mondiale. Abbiamo sentito anche il segretario di Stato americano si sta lamentando e quindi eh, quel tipo di flusso di informazioni arriva anche ai giornali tipo Repubblica. Quindi iniziano a parlare pure loro, ma è, è una questione proprio tecnica, nel senso che chi, chi fa diciamo, informazione eh, di riflesso, quindi non producendola, ma semplicemente riportando quello che dicono alcuni canali informativi, alla fine eh, ne parla solo in questi casi. Ecco, questo è il motivo. Però se posso aggiungere, eh, 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 diciamo l'amministrazione Biden ha perfettamente ragione su questa vicenda del, eh, della commissione d'inchiesta. Cosa raccolta, dice questo, la... questo report dell'OMS? Il report dice sostanzialmente che eh, l'origine è un'origine zoonotica, cioè l'origine è quella animale, e eh, che all'interno del laboratorio non si, sono, non si è trovato alcun tipo di prova che possa dimostrare eh, la fuga di materiale dal laboratorio. Eh, il problema è che cioè, intorno a questo, a questo rapporto ci sono una serie di problemi, eh, che rendono sostanzialmente non valido, eh, rendono inutile eh, questo rapporto: insomma, è simile a una specie di non so, è una cosa fantasiosa, è qualcosa che sta che di solito si, si fa equiparabile a una pubblicità più che a una cosa seria. Allora, quali sono i punti? Punto numero uno: l'OMS ehm, è finanziato in buona parte. Dalla Cina, anche e quindi dipende anche da quei finanziamenti. E prima di prendere una decisione, eh, diciamo contro la Cina, ci pensa 50 volte. Punto numero due: il presidente dell'OMS sta lì perché il suo più grande sponsor è stato la Cina e l'ho dimostrato in tantissimi modi negli ultimi due anni, quantomeno dallo scoppio della pandemia in poi. Eh, punto numero 3. Eh, questa commissione, che è la commissione dell'OMS che è partita, per la Cina, per, per visitare, appunto per cercare di scoprire l'origine del virus, eh, è frutto di una lunghissima trattativa con i cinesi, eh, che hanno addirittura è uscito fuori un protocollo di, di circa nove pagine, in cui ci sono proprio le limitazioni del, del, e del potere ispettivo di questa commissione, quindi sostanzialmente non poteva indagare quasi nulla. Eh, punto successivo la Cina ha messo, eh, aveva diritto di veto sui, il, sul nome dei commissari quindi tutti i commissari che sono andati in Cina erano diciamo ben visti dalla Cina eh, punto ulteriore uno dei membri perché poi ce ne sono vari però ce n'è stato uno in particolare che è veramente quasi scandaloso la sua presenza perché si tratta di uno scienziato che è uno dei tra i maggiori esperti mondiali di coronavirus si chiama Peter Dashak, però è anche la persona, era proprio lui, colui che dirigeva il team di, ehm, eh, di scienziati americani che lavoravano a Wuhan, quindi e, e che finanziava quei progetti, quindi è come chiedere a un ehm, non so come dire è come chiedere a un assassino di indagare su se stesso è evidente che si professerà sempre innocenze eh, punto ulteriore la mh, diciamo la commissione ha avuto accesso solamente questo lo hanno ammesso gli stessi commissari solamente ad alcuni documenti e alcuni siti e nei siti comunque nei siti in cui riuscite ad andare è potuto restare lì per poter indagare pochissimo tempo, non sufficiente anche per scoprire in quei siti che magari non, forse erano anche siti sbagliati, comunque, comunque un tempo non sufficiente per scoprire che cosa fosse realmente accaduto. Infine, eh, tutto il materiale che questa Commissione non ha potuto raccogliere gli è stato fornito dalla Cina e questo materiale è essenzialmente il materiale dei, dei dati, allora, come noi sappiamo, la scienza si basa sui dati principalmente. Bene i, i dati a cui ha avuto accesso la commissione sono stati dati rielaborati in precedenza dagli scienziati cinesi. E, e quindi <ride> anche qui eh, appunto immaginiamo un assassino in cui il perito balistico analizza appunto da do, do dove è arrivato il colpo di pistola sulla base dei dati forniti all'assassino che magari l'assassino si trovava a sinistra in alto e in base alle sue, ai dati che fornisce poi il perito balistico risulta che la persona che ha sparato ha sparato da dietro e dal basso e quindi non può essere lui l'assassino, quindi ci sono tutta una serie di elementi che chiaramente rendono totalmente eh, inutile, proprio inutile questa commissione d'inchiesta. Sì, ecco. Cerchiamo di capire allora che cosa è successo per davvero. Visto che questa commissione d'inchiesta tu dici ci hanno mandato gente che era sospettata di avere combinato il disastro, ecco, un po' quando all'indomani delle stragi italiane mandarono alcuni investigatori che poi si scoprì che magari lavoravano <ride> per qualcun altro, ecco, e poi hanno scoperto dopo vent'anni che. E depistavano le indagini, ecco. Magari questo schema non funziona solo in Italia, funziona anche su un piano sovranazionale. Quindi hanno mandato gente che, proprio tutto l'interesse aveva, tranne che dire la verità o aiutare la gente a scoprire la verità. Allora, cerchiamo di capirla noi questa verità con gli strumenti che abbiamo. Tu, perché hai sentito il bisogno di scrivere questo nuovo lavoro, Franco? Quali elementi nuovi hai individuato? Quali sono le piste che hai seguito? Allora, ho sentito il bisogno di scrivere un libro su, su questo tema perché. Eh, pensavo e penso tuttora che non se ne parli abbastanza e non se ne parli nel modo giusto e visto che è un tema centrale perché insomma ehm, per vari motivi innanzitutto perché è, è, diciamo quel che è accaduto se ci sono ufficialmente oltre due milioni di morti e chiunque se, se, se c'è una mano umana anche un errore si chiama è, è una sorta di crimine contro l'umanità quindi bisogna scoprire chi ha perpetrato questo crimine e in più eh, capire che cosa è successo può aiutare sia a prevenire eventuali future pandemie che potrebbero arrivare tra noi sia a eh, impedire che una, alcune pratiche magari sono rivelate sbagliate e dannose vengono portate avanti quindi è fondamentale, è fondamentale per tutti quanti noi capire che cosa è accaduto intanto cerchiamo di capire una, una prima cosa, cioè andiamo per gradi ecco, eh, le due ipotesi principali sono la questione naturale, cioè come dice l'OMS che c'è il pipistrello, il pangolino insomma che va in giro lì per one oppure la questione Artificiale, cioè il fatto che questo, questo male sia il risultato della manipolazione umana. Ecco, tu puoi dire che in base agli elementi che hai raccolto, è più semplice pensare eh, come vera la seconda ipotesi piuttosto che la prima, sì si. Premetto, non esistono prove né in un senso né nell'altro, cioè non esistono prove, non esiste la pistola fumante. Quindi il dubbio permane, però eh, diciamo che se uno dovesse mettere su una bilancia eh, gli indizi in favore della, della diciamo, diffusione animale e gli indizi a favore della diffusione eh, in labora, dal laboratorio, eh, peserebbe enormemente di più quella della, del laboratorio. Allora, perché? Perché? Ehm, allora, innanzitutto... Eh, i pipistrelli, visto che si parla di, di, di diffusione animale, i pipistrelli a Wuhan eh, son, sono molto distanti. Almeno quel tipo di pipistrelli lì, eh, che possono, da, da cui provenirebbe, provenirebbe il virus, eh, vivono a quasi 2000 km da Wuhan. Quindi, casomai, la. Um, la pandemia, eh, il virus sarebbe dovuto iniziare a svilupparsi altrove e poi solamente successivamente arrivare a Wuhan, invece è partito proprio da Wuhan. Eh, punto 2, ehm, il, il tipo di, eh, questo l'hanno spiegato gli scienziati, insomma anche alcuni che erano facevano parte della commissione eh, d'inchiesta dell'OMS, questa è la cosa assurda, cioè che il, il virus per arrivare fino all'uomo, per, per, per essere sia per contagiare l'uomo che per diciamo, favorire il contagio da uomo a uomo, ha subito tantissime trasformazioni. Allora, queste trasformazioni di solito avvengono in un arco di tempo molto lungo, invece a quanto pare co questa cosa è avvenuta in un arco di tempo rapidissimo. Allora, sempre gli scienziati spiegano che quando accade in, in un arco di tempo così rapido è perché qualcuno gli ha dato una mano, sostanzialmente ha accelerato questo processo, e questo processo di solito viene accelerato da altri scienziati. Punto numero tre: ammesso che siano stati gli animali, all'interno di quei laboratori di Wuhan, ehm, un tipo di esperimenti che facevano erano proprio sugli animali, cioè il pipistrello, il pangolino e gli altri vari animali. Eh, teoricamente responsabili della diffusione di questa pandemia erano non so se lo, se lo siano ancora ma sicuramente erano prima del, dell'inizio dell'epidemia dell eh, erano presenti all'interno di quel laboratorio e di quei laboratori perché in realtà a Wuhan ci cioè sono molti di laboratori che studiano queste cose e, e quindi eh, è possibile benissimo che questo virus sia stato effettivamente trasportato da animale a animale, ma non in natura sempre dentro il laboratorio. Eh, in più c'è un elemento, invece, eh, non so come dire, che pesa molto più degli altri: ovvero, in quel laboratorio, da. Ehm, da quando esiste quel laboratorio si praticano degli esperimenti che si chiamano guadagni di funzione che sono degli esperimenti pericolosissimi che davvero sono vietati in quasi tutto il mondo tranne che in Cina e da 2017 anche negli Stati Uniti allora eh, sono esperimenti pericolosissimi perché è come eh, non saprei se, se avete presente i film eh, di eh, quelli fantascienza, so, Jurassic Park, o, ci sono tantissimi film per esempio che si, dove, dove si parla di pandemie e tutti questi film e tutti questi romanzi anche eh, si basano sempre su un assunto di qualche scienziato che prova a fare Dio, si inventa qualcosa di assurdo e così via e ogni volta, tutte le volte, non c'è una volta che finisce in maniera differente, eh, questi suoi esperimenti arditi si trasformano in qualcosa di devastante, non solo per lui stesso ma anche per... Eh, quantomeno per un gruppo di persone se non per l'intera umanità. Ecco, eh, questi sono gli esperimenti dei guadagni di funzione che hanno due scopi, non hanno, come dicono la maggior parte degli scienziati più, più titolati al mondo, non hanno uno scopo reale di beneficio per la popolazione. Mm? Bisogna chiarire questa cosa qui. Hanno però due scopi ben precisi. Uno è la produzione di vaccini e l'altro è la produzione di armi biologiche. Tant'è vero che questi esperimenti nella maggior parte dei casi si, producono, si conducono all'interno di strutture militari. Il laboratorio di Wuhan era una struttura militare. E gli scienziati che lavoravano lì per buona parte erano scienziati militari, specialmente quelli statunitensi, perché lì a Wuhan lavoravano tantissimi scienziati statunitensi e, e, ed era finanziato anche dal governo degli Stati Uniti quel tipo di ricerca. Ora fermiamoci eh... un attimo qua, Franco, perché questa è una cosa che, insomma. Che non si può, Ma, sentire. Non può lasciare, non può passare <ride> così. diciamo E tu dici, guardate che il laboratorio di Wuhan eh, non era sotto il controllo esclusivo e totalizzante del Partito Comunista Cinese, anzi in quel laboratorio dove venivano fatti esperimenti eh, militari eh, ad altissimo tasso di pericolosità, lavoravano in prevalenza uomini. Medici statunitensi dell'apparato, non medici che sono in vacanza là e vogliono lavorare con i cinesi, cioè, ma uomini che rispondevano all'apparato militare statunitense. Allora la esatto. domanda è, Cina e Stati Uniti sono eh, degli alleati strategici dal punto di vista militare per, per fare diciamo, questo tipo di operazioni e poi non... ci raccontano su un piano diciamo, profano che sono nemici per la pelle? Non lo so, qualche sospetto viene. Eh, anche perché oltre anche i finanziamenti, cioè il, questi era un progetto finanziato da USAID, allora USAID è eh, una sorta di agenzia, sarebbe come la nostra cooperazione internazionale, ma in realtà negli Stati Uniti è un'agenzia diretta emanazione non solo del Dipartimento di Stato, ma della CIA, di solito la, la USAID vuol dire CIA, ecco, questo era il soggetto che finanziava questi esperimenti. allora ehm, io sono rimasto in vita mia in tanti anni che faccio giornalista, Ormai non, non mi dovrei sorprendere quasi più di nulla, perché ho scoperto per esempio, sempre a proposito di Cina, perché c'è un paese che teoricamente è nemico ho giurato della Cina, che sarebbe Taiwan, ogni tanto, ogni qualche anno si, fanno, si affrontano le flotte, si fanno blocchi navali, cose pazzesche eccetera eccetera, e la prima volta che andai in Cina trovai... Eh, questi gruppi turisti eh no, giganteschi che giravano con la Cina e ho chiesto ma chi sono e eh, mi sono abitanti di Taiwan perché pare che i turisti più numerosi <ride> in Cina sono quelli di Taiwan ma non solo eh, la maggior parte delle imprese di Taiwan sono imprese joint venture Cina e Taiwan quindi eh, saprei è come dire che la Germania Est e la Germania Ovest facevano le cose tutte insieme allora Guardando queste cose e sapendo tante altre cose che sono successe in giro per il mondo nella storia, c'è da sorprendersi un po' meno, eh, nel senso che poi eh, alcuni eh, giochi della geopolitica mondiale eh, vanno al di là del, degli schemi che noi siamo abituati a conoscere. Il problema è che non, francamente non, non so dare una spiegazione del perché Cina e Stati Uniti... Eh, siano in qualche modo alleati nel sviluppo di armi biologiche che vorrei chiarire una cosa: sono vietate dal 1929, cioè la Convenzione di Ginevra del 1929 ha vietato la produzione e il. Um, mantenimento di armi biologiche da parte degli stati eppure nonostante questo ci sono almeno 15 paesi riconosciuti ufficialmente come detentori di armi biologiche e come abbiamo visto insomma anche da quello che è successo a wuhan stati uniti e cina ne sviluppano di queste armi e quindi <ride> diciamo ci sono una serie di cose che sono ehm, rappresentano l'ossimoro della nostra di quello che noi pensiamo del nostro mondo Ecco, noi abbiamo un'idea del mondo così come deve andare, un'idea che ci viene anche illustrata dai media e dai commentatori, dai politici e così via, mentre invece la, il mondo reale è parecchio diverso da quello che noi pensiamo sia, ecco. Allora, eh, questo già è un punto fermo, cioè lì c'erano americani e cinesi. Chi comandava però lì? Chi era il responsabile, il gestore di questo laboratorio? Un funzionario del Partito Comunista Cinese o uno scienziato nel libro paga delle grandi multinazionali americane? Allora, eh, il capo del laboratorio era cinese, però eh, gli esperimenti di guadagno di funzione che venivano svolti lì nel laboratorio Venivano. Erano, diciamo, finanziati dagli americani sia investimenti pubblici che privati statunitensi e quindi erano gestiti dagli americani. Ma dal governo americano o da alcune società americane? Quelli pubblici erano dal governo americano, come abbiamo visto. Cioè, e dal, sotto quale governo sono stati stabiliti Stato? questi finanziamenti? Governo, sotto il governo di chi? governo Trump. Che è una cosa assurda, pure questa, perché. Trump è stato il nemico giurato della Cina per quattro no, anni. No, quindi fermiamoci un attimo: Franco, eh, perché ora la cosa si ingarbuglia ancora di più. Perché noi eravamo abituati a sapere che semmai poteva esistere un deep state eh, progressista globalista americano guidato da Clinton, Obama, Biden e tutti gli altri, che utilizzava la Cina come braccio armato per imporre la globalizzazione affamante al resto del mondo. Quindi noi ad un doppio gioco di questo tipo eravamo pronti. Ma l'amministrazione Trump, tu ci stai dicendo, che ha finanziato sì. il laboratorio di One dove mi pare che uno degli scienziati americani che aveva maggior peso era il braccio destro di Fauci che tu prima hai citato. Cioè questo, sì. mi stai... ma tu hai i documenti per provare sì, questo? Sì, 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 sono tutte cose ufficiali, non sono cose segrete, insomma, sono cose, questa è la cosa assurda, sono cose ufficiali, però e i giornali non, non le vanno a cercare e quindi non, apparentemente sembrano delle cose chissà. Ma tu dove eh, l'hai preso questo documento che testimonia il finanziamento dell'amministrazione Trump al laboratorio di Wuhan? L'ha pubblicato l'amministrazione Trump. Cioè il Dipartimento di Stato ha detto USAID che è il braccio, ehm, sarebbe come una sorta di braccio armato economico del Dipartimento di Stato insomma, eh, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha, fin ha dal, eh, dalla fine, dal, dall'autunno 2017, quindi l'autunno 2017 era piena amministrazione Trump, dall'autunno 2017 in poi ha finanziato con decine di milioni di dollari, questo il laboratorio di Wuhan, mandando i propri scienziati. Ma qualcuno ha spiegato anche il perché lo ha fatto? E lo hanno fatto, sì, hanno, allora eh, Fauci così l'ha spiegato, dice il mh, più grande terrorista del mondo, bioterrorista del mondo è la natura, quindi noi dobbiamo combattere la natura. Eh, per combattere la natura bisogna adottare eh, strumenti straordinari, anche se rischiosi, eh, perché non c'è altra, altra strada. Questa è diciamo, la spiegazione ufficiale di Fauci. Eh, dico, ma nessuno gli ha chiesto ma perché non l'hai fatto nel Maryland o nel Kansas se sei andato in Cina dai tuoi <ride> nemici cinesi eh, che sono comunisti non... mentre tu sei espressione di un liberismo, diciamo, dei diritti civili, la democrazia che fu... cioè, eh. Nessuno gli ha chiesto, non te lo potevi fare, diciamo, a Washington invece che a Wuhan. No, non gliel'hanno chiesto, anche perché peraltro eh, quando c'è stata questa direttiva del 2017 eh, nei riguardi del, del laboratorio di Wuhan eh, l'amministrazione, insomma, ha fatto anche un'altra cosa, cioè ha sdoganato, perché erano vietati, Obama aveva vietato gli esperimenti dei guadagni di funzione sul territorio statunitense, perché diceva sono troppo pericolosi. Allora, sempre nell'autunno 2017, il governo, eh, l'amministrazione statunitense, sdogana di nuovo gli esperimenti di guadagni di funzione, cioè negli Stati Uniti si possono fare dal eh, dal 2017 a, in poi, questi tipi di esperimenti, però si possono fare, cioè questa è la cosa curiosa, solo sui, ehm, sui coronavirus. Cioè l'unico un, tipo di virus su cui si possono, virus o batteri, su cui si possono fare questi esperimenti guadagni di funzione è solamente il coronavirus, tant'è che il laboratorio, eh, il principale laboratorio al mondo di studio dei De Virus, che è un laboratorio militare, non a caso, anche in questo caso, che si chiama Ford Etrick, dal, dall'inizio del 2018 ha ripreso gli esperimenti sul, eh, sui coronavirus. E c'è da dire una cosa sui coronavirus a proposito di eh, laboratori militari e quant'altro. Allora, c'è un documento del governo australiano. Eh, che risale al 2010, quindi risale ormai a 11 anni fa. Insomma, eh, immagino che se era così allora, adesso si, la cosa sia ancora, si ancora più spinta. Allora, questo, questo documento è stato redatto dagli scienziati del governo australiano, anche mm. dagli scienziati militari. che eh, Il governo australiano che cosa sostiene? sostiene che eh, in questo momento, almeno nel 2010, eh, la, la, mh, le armi biologiche sono divise per fasce fasce di, eh, di efficacia la fascia A sono le armi biologiche più efficaci di tutte bene eh, l'arma di fascia A l'arma biologica più efficace di tutte è la SARS è considerata più efficace dell'ebola di qualsiasi altra arma dal punto di vista biologico ecco quindi diciamo eh, il sì, fatto diciamo, che... Tante cose tornano. Ecco, Senti, eh, eh, beh, insomma, adesso stiamo cominciando ad avere un quadro un po' più preciso. Ma ehm, la, la discussione, la polemica Trump-Fauci era recitata secondo te o alla fine Trump era anche ostaggio e vittima di questo stato profondo? Eh, no, non era recitata. Insomma, Fauci è entrato in polemica con tutti perché Fauci è come se fosse un potere a sé. E tutti i presidenti hanno dovuto digerirlo in qualche modo. Eh, allora, io affermo sempre la complessità delle cose, cioè a me non piace il fatto che c'è eh, eh, il deep state e l'anti-deep state, quello così e quello colà eccetera. Non, non funzionano così le cose, sono sempre molto più complesse. E eh, il fatto che l'amministrazione Trump abbia parlato delle cose non vuol dire che Trump fosse. Non lo so magari, però non è automatica la cosa che, che diciamo, fosse stata diretta emanazione di Trump o Trump abbia subito queste cose, non ne ho la più pallida idea. So solo che tra Fauci e Trump c'era una profonda divisione eh, su questo punto. Io non so se la divisione era dovuta anche al fatto che la, diciamo, eh, le accuse che Trump muoveva al laboratorio di Wuhan erano accuse che muoveva anche agli Stati Uniti, e a Fauci e quindi non so se eh, a un punto Fauci abbia, si sia messo per traverso con Trump dicendo ma che fai sei matto che ci accusi e Trump invece continua a farlo o Trump che non si rendeva conto di quello che stava facendo Mh, queste cose qui bisognerebbe chiederle a loro e secondo me non risponderanno mai però sicuramente c'era una profonda divisione tra i due senti eh, Franco tu hai detto pure questo tipo di tecnica non serve solo per costruire queste chimere, questi virus diciamo, modificati, che poi per fare capire, magari all'occhio profano, è come quando da ragazzi magari truccavamo la vespa, no? gli metti una cosa diversa e diventa un virus rinforzato, cioè questo è il senso che fanno, sì, no, questo... ma si chiamano virus chimera perché sono come la chimera, la chimera era eh, cioè, il corpo eh, di leone, la, le zampe di, di capra e la coda di serpente, cioè, sono tre animali messi insieme, allora, i virus chimera sono questi, cioè, prendono che so, il, eh, la SARS e ci aggiungono un pezzo di Ebola, quello è un virus chimera, allora eh, creano delle mostruosità, delle vere e proprie mostruosità. E il, la cosa assurda che non le nascondono queste cose, cioè lo scienziato, ehm, diciamo quello più esperto di tutti, che non è il capo, però era quello che faceva gli esperimenti lì sul campo a Wuhan. Che è un certo Bari, che è uno scienziato americano, ehm, ha detto: che Faceva questo genere di esperimenti, ha detto: Noi siamo diventati così bravi a fare questi esperimenti che nessuno ci potrà mai beccare, cioè la nostra mano non si vede, sembrano virus. Eh, naturali, non creati dall'uomo. Questo l'ha detto colui che fa questi esperimenti. È rassicurante. E allora possono mandare tutte le indagini che vogliono, se questa è una specie di mago silvano che fa sparire tutto. Senti, ehm, Franco, vabbè, allora abbiamo capito che questo laboratorio di Juan è altamente sospettato di avere, fatto, di avere combinato il danno. Tu propendi per la, il danno accidentale o invece per il danno voluto? <ride> allora non lo so danno voluto eh, no, visto che non esistono prove non saprei cioè uno può avere anche dei sospetti però non, eh, diciamo il danno accidentale è molto probabile perché in, eh, nel corso dei 60 anni cioè da quando esistono questo genere di laboratori eh, ci sono stati ehm, solo negli Stati Uniti solo negli Stati Uniti questo è un dato ufficiale 1100 incidenti in questi laboratori allora, eh, voi immaginate, e alcuni di questi incidenti, per esempio uno di questi incidenti ha provocato, ci fu nel 1977, una influenza che colpì tutto quanto il mondo, una, una pandemia potremmo dire, un'influenza A, si, si chiamava influenza A, e furono accusate Russia e Cina di questa, della diffusione, di dell'inizio, insomma, di questa pandemia. E poi, dopo molti anni, indagini approfondite degli scienziati invece scoprirono la vera origine della pandemia. Era un laboratorio militare degli Stati Uniti, allora, eh, che aveva avuto una, una fuga di materiale come un incidente. C'era cioè, stato un incidente lì, e poi, per motivi del Rocamboleschi, questa cosa era finita in Cina e poi in Russia, e da lì era partita in tutto il mondo. Allora, gli incidenti ci sono, sono continui. Per questo è pericoloso fare questi esperimenti. Cioè, come se. Prendete l'esempio delle centrali nucleari, no? Le centrali nucleari, abbiamo visto la Chernobyl, sono, possono essere pericolosissime. Allora, voi immaginate se il, il direttore di una centrale nucleare eh, ogni una volta a settimana, come esperimento, portasse la centrale nucleare al suo massimo, cioè al punto limite per vedere fino a dove si la può portare prima di farla esplodere, no? È un matto, cioè questo, eh, una, due, tre, quattro, cinque volte, alla fine capiterà una volta in cui succede qualcosa di storto e la centrale esplode. Questo è quello che fanno i, gli esperimenti di guadagni di funzione, cioè giocano col fuoco, giocano col fuoco in ambienti che sono riconosciuti da tutti come ambienti non sicuri. Franco, tu in una nostra precedente intervista hai detto, guardate che dietro quel laboratorio di Wuhan a parte che noi adesso abbiamo approfondito un po' la questione del dei finanziamenti pubblici che, insomma, tu ci dici che gliel'ha fatti avere Trump però non è detto che lui sapesse comunque in ogni caso c'è un, una continuità evidentemente di, di percorso che va al di là anche della, della figura dei singoli presidenti insomma c'è un potere che evidentemente tiene il pilota automatico per usare una metafora cara a Draghi ehm, tu dici hanno ricevuto però anche tanti finanziamenti privati in una precedente sì. intervista noi eravamo arrivati fino a BlackRock e ad altre grandi società che detengono quote societarie importanti delle case farmaceutiche che adesso ci stanno imponendo i vaccini, può aiutarci esatto. a chiudere questo cerchio tipico dei allora, complottisti perché noi prima ci autodenunciamo però insomma come ragioniamo no, ci ti piace nessuno provare nessuno a... un complotto cioè un... no no ma no, io me ne vanto franco io me, ne... Io no, me no, ne vanto ma io non sono io non sono un complottista cioè io sono uno che racconta le cose punto ecco, ma e... per questo sei complottista perché se dicessi no. che invece è tutto è il contrario di tutto direbbero che sei uno serio prego. no io proprio abborro questa parola non sono un complottista e non esisto io proprio dico che non esistono i complottisti esistono quelli che fanno buon giornalismo e quelli che fanno cattivo giornalismo allora eh, è un dato di fatto che eh, le principali case farmaceutiche siano controllate da, queste, da tre colossi finanziari che si chiamano BlackRock, Vanguard e Sestrit che sono, a loro volta si controllano a vicenda come se fosse un'unica gigantesca entità ecco. eh, la cosa però incredibile è che eh, queste tre ehm, diciamo queste case farmaceutiche eh, specialmente quelle che lavorano in vaccini sono anche dietro una una fondazione che si chiama Eco Health Alliance, una fondazione americana, e questa fondazione è, era la, diciamo, la quota parte di finanziamenti privati agli esperimenti che si facevano di guadagni di funzione, che si facevano a Wuhan, perché questa fondazione, Eco Health Alliance, fa proprio gli esperimenti su guadagni di funzione. allora Eco Health Alliance da chi ha dietro di sé? Ha dietro di sé questi colossi della finanza, ha dietro di sé la CIA, perché la CIA è parte di, diciamo, eh, di, di, di controllo di questa Eco Health Alliance, e poi delle case farmaceutiche. Allora cosa fanno queste case farmaceutiche? Tutte quelle che partecipano a Eco Health Alliance fan, producono vaccini, perché come ho detto prima, quegli, gli esperimenti guadagni di funzione servono per armi e vaccini. Allora, in particolare la più importante di queste è la Johnson Johnson allora ehm, da quello che risulta documenti ufficiali eh, eh, nel 2018 e nel 2019 eh, chi lavorava a questi esperimenti a Wuhan aveva già ehm, sviluppa, già diciamo trovato tutti gli elementi essenziali di quello che è poi il SARS-CoV-2 cioè di quello che è la, il Covid-19 il virus della pandemia quindi eh, diciamo che è come se loro avessero già scoperto il covid e già ci stessero lavorando sui vaccini. E probabilmente la spiegazione più plausibile al fatto che dopo 7-8 mesi alcune ca grandi case farmaceutiche avevano già pronto il vaccino, cosa che diciamo abbastanza curiosa perché di solito ci vogliono anni. Io l'unica cosa mi si sta scaricando il computer, devo un attimo attaccare il computer. Ecco, non so se, se vai, fai io intanto magari. Provo a tenere distratti tutti quelli che ci guardano, ecco ti do un minuto, vabbè diamo il tempo a Franco di sistemare il, il computer, adesso completiamo questo nostro ragionamento, ora l'impressione che si ha nel conoscere eh, tutti questi fatti, Franco, è che qualcuno avrebbe potuto pure eh, maturare l'intenzione di costruire contemporaneamente sia il problema... Che è la soluzione. Cioè, se lì c'erano le grandi case farmaceutiche a Wuhan, che sono le stesse che oggi stanno imponendo il vaccino, con insomma, degli, evidentemente degli argomenti molto incisivi, visto che Mario Draghi nei prossimi giorni eh, imporrà ai sanitari. Sembra che domani stesso con decreto dovrebbe imporre ai sanitari la vaccinazione pena la perdita dello stipendio e ha, ha immaginato anche uno scudo penale diciamo, per questi operatori sanitari che dovessero fare delle vaccinazioni che poi possono comportare in teoria diciamo, delle, delle reazioni avverse anche gravi. Ecco, tutto questo insomma, potrebbe stare insieme, cioè, se lì c'erano quelli che adesso ci stanno vendendo i vaccini, se lì c'erano i militari americani. Se non è uscito dal, dal, dal pangolino che si accoppia col pipistrello, non è che ci vuole il complottista, so che a te non piace come parola, o ci vuole Sherlock Holmes. Cioè, se uno va al mare, non si mette la crema, ci sono 50 gradi e ha la pelle bianca, e se è scottato è difficile dare la colpa al pesce a spada. Cioè, sarà, ci sarà un nesso di causa-effetto no? fra tutte queste cose. Sì, allora, eh, diciamo che tu dici la volontà di voler eh, spingere al massimo il motore per farlo esplodere eh, potrebbe esserci, potrebbe esserci. Cioè, chi ci guadagna da sta pandemia, fra? Che eh, ti fa affari colossali? colossale? Le case, farmaceutiche sicuramente eh, dal punto di vista sia dal punto di vista economico eh, è stato calcolato che ehm, il guadagno quest'anno per quanto riguarda i vaccini eh, sarà di 150 miliardi di dollari per le case farmaceutiche, eh, sommato a altri 150 miliardi di dollari circa anche per l'anno prossimo, Mh, senza calcolare l'aumento dei titoli in borsa che eh, è stato calcolato che porterà un guadagno complessivo alle case farmaceutiche di Big Pharma di circa altri 500 miliardi di dollari, quindi cifre colossali stiamo parlando, però anche per le case farmaceutiche è anche un potere diciamo un guadagno di potere, cioè loro immaginate una casa farmaceutica che ha i vaccini in questo momento ha un potere di scambio nei confronti dei paesi o di organizzazioni sovranazionali come per esempio l'Unione Europea gigantesco, quindi questo è un punto, un altro punto ci stanno guadagnando tutte quante le imprese che si occupano di eh, digitale, sia quelle che lavorano su internet, che ne so, eh, YouTube, Google, eh, Zoom, eh, Amazon, eh, eccetera, 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 cioè Facebook e così via. Tutte quante queste, tutte quante le imprese e-commerce, stanno tutti quanti guadagnando da, dalla pandemia, eh, ci stanno guadagnando le imprese che producono eh, apparecchi digitali, insomma, ci sta guadagnando la Apple, ci sta guadagnando. Eh, non saprei chi produce televisione. Amazon è un altro che sta facendo sì, buoni sì, sì, affari. Sì, esattamente. Tutti quanti questi stiamo facendo tantissime. Stiamo entrando stiamo nel stiamo mondo verde le digitale. Le multinazionali del, um, della virtualità, eh, diciamo, mentre pagano no, quelli che. La... Le multinazionali del. del del cibo insomma e una delle cose che è aumentato in questi mesi è il, la diciamo, il guadagno eh, c'è stato un, un incremento del, del 20% delle spese per, per alimentarsi quindi ci stanno, cioè, ci stanno guadagnando ci sono tutta una serie di soggetti che ci stanno guadagnando e guadagneranno in futuro eh, allora costoro eh, hanno diciamo, spinto per, eh, per far sì che ci fosse la pandemia questo non lo so cioè, eh, a volte le cose accadono, a volte bisogna essere, bisogna sapere che stanno per accadere e tenersi pronti e questo è già un grosso eh, un grosso discrimine e secondo me è una, è una sorta di crimine è come se uno sapesse che sta per accadere un terremoto in una data città e invece di avvertire tutti dicendo scappate perché ci sarà il terremoto oppure prendiamo delle misure per rinforzare le case per non farle crollare uno sta zitto, si organizza appena c'è il terremoto arriva con i soccorsi con le cose e incomincia a fare tutto quello che deve fare ecco, questo è più o meno quello che è accaduto invece cioè loro lo sapevano ero, si sono attrezzati e, eh, e hanno atteso il momento giusto credo che sia andata così Ovviamente, ripeto, non posso, dire, non posso negare il fatto che ci possa essere stata invece una volontà precisa di farlo. però questa è una. Resta totalmente nel campo dell'ipotesi, nel senso non esiste una sola prova in questo senso. Ci può essere, diciamo, un. È qualcosa che non si può escludere, ecco, questo sì. Ecco, forse un giurista chiamerebbe tutto questo dolo eventuale, cioè se tu lanci un vaso dal balcone, non è detto che prenderai per forza in testa qualcuno, però chi lo lancia diciamo, di sicuro accetta il rischio di poter colpire qualcuno in testa, ecco mettiamola così, eh, ma non è meno spregevole di chi prende la mira. Senti ehm, Franco, andiamo verso le conclusioni di questa intervista, tu prima hai citato una in particolare di queste grandi multinazionali del farmaco, la Johnson, Johnson. e Johnson. Cosa ha di speciale, di particolare rispetto alle altre? Tra l'altro arriverà presto anche in Italia perché Draghi ci ha detto che dov'è che arriva da noi, quindi siamo tutti salvi, arriva Johnson e Johnson, ci faranno una punturina sola, questo non ha bisogno neanche di richiamo. Per tornare al ragionamento speculativo di prima. Se è vero quello che ci siamo detti: cioè che nel laboratorio di Juan lavoravano tutti i scienziati a libro paga delle grandi multinazionali nel farmaco ed è uscito da lì. Si spiega così pure la velocità del vaccino. No? Perché uno che fa il danno magari trova prima la cura. Comunque questo rimane nel campo delle speculazioni. Eh no, quello che ho detto io non, non tanto del danno, ma eh, del fatto che loro. Cioè, Se riconoscevano, no? quindi non hanno dovuto partire da zero. Beh, Sapevano cosa, diciamo, loro già stavano studiando questo virus. Eh, magari non in tutte le sue sfaccettature, ma stanno già, già lavorando a un vaccino per diciamo, questo tipo di virus, mettiamola così. E così si spiega anche per la velocità di alcune messe in commercio di, di questi antidoti. Eh, chiudiamo su Johnson Johnson, cosa ha di particolare rispetto alle altre case farmaceutiche? Di particolare, allora, oltre al fatto che A eh, è uno dei principali sponsor di Eco Health Alliance e di questi guadagni di funzione, numero uno, B lavorava a Wuhan, C è eh, un'impresa che è eh, totalmente controllata dalla finanza, cioè non esiste un, uh, non so come dire, un uh, signor Johnson Johnson oppure Uh, un gruppo di normali privati cittadini che ha investito in questa impresa, è un'impresa totalmente controllata da Wall Street, ecco, è, è, che aggiungo io, l'altro, forse il più grande beneficiario di tutta quanta questa pandemia, è proprio la, questo genere di finanza eh, che ha solo da guadagnare, oltre che il fatto che ci sta già guadagnando tantissimo. Bene Franco, insomma, grazie per questa testimonianza, facciamo rivedere il libro I misteri di eh... Dire come si fa a prendere solo che dici Franco? Prego? Posso, posso dire a chi ci ascolta, a chi ci guarda come si fa a prendere il libro perché se certo, lo troverete se No, in che, che l'abbiamo fatta a fare. Cioè, <ride> se no, <ride> no, se ne manco, so. se gli diamo la possibilità di capire e poi di non approfondire sarebbe <ride> un'opera di sadismo, puro, no? Di giornalismo. prego. Allora, il, il, questo libro non lo troverete in libreria. E quindi l'unico modo, non ce n'è altro e acquistare... andare a one immagino al laboratorio, no, <ride> no, mi sa che non mi ci fanno andare. Eh, l'unico modo per, per poterlo acquistare è eh, farlo attraverso di me. E quindi dovete scrivermi un'email, non c'è altro modo, la mia email è francofracassi1, uno 1 al numero, chiocciolagmail.com, francofracassi1, chiocciolagmail.com, voi mi scrivete un'email e io vi spiego come si fa ad acquistare. Ecco, questo. noi la metteremo pure in descrizione l'email, così non possono sbagliare, grazie Franco per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a tutti quanti. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui un nostro nuovo approfondimento cercheremo di eh, seguire le, le, le piste che non vengono battute, non possono essere battute dal sistema informativo mainstream, ma lo facciamo sempre con studiosi, eh, giornalisti, professionisti che non lasciano mai spazio diciamo, ad ipotesi fantasiose, ma parlano soltanto carte alla mano, documenti alla mano e semmai è il mainstream che continua a, a dire tutto il contrario di tutto, un giorno dice che le mascherine non servono, un giorno sì, a Natale dicono che aprono a Pasqua, a Pasqua dicono che aprono... In estate mentono in continuazione, però pretendono di essere prestigiosi proprio nella misura in cui continuano a mentire. Ecco, anche questa è una forma di prestigio evidentemente. Vi ricordiamo che noi, Divisione TV, possiamo andare avanti soltanto grazie al vostro sostegno, purtroppo o per fortuna, ecco, dipende dai punti di vista. Non ci finanzia né Wall Street né BlackRock, non abbiamo mondi strani dietro che ci aiutano a stare insieme a voi, la nostra forza è direttamente proporzionale alla vostra generosità potete aiutarci tramite bonifico tramite paypal oppure abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it a breve cambieremo anche queste ultime cose il passaggio da vox italia tv a visione tv è quasi ultimato vi chiedo un altro po di pazienza a breve vedrete cambiamenti anche strutturali cambierà lo studio cambieranno tante cose insomma non abbiamo nessuna intenzione di eh, fermarci continueremo a lavorare insieme a voi e per voi grazie alla prossima